Al via anche in Abruzzo la 29ª edizione di Puliamo il Mondo, la manifestazione organizzata da Legambiente che vede impegnati migliaia di giovani e volontari nel weekend e per tutto il mese di ottobre nella pulizia dei rifiuti abbandonati nelle strade, nelle piazze, in parchi, spiagge e sponde dei fiumi. Ieri mattina a Pescara si sono date appuntamento diverse persone per pulire la zona che si trova nelle vicinanze del porto turistico, in contemporanea con altri attivisti e volontari impegnati nella stessa mission a Bomba. Nel pomeriggio l'iniziativa ha interessato la Pineta di Silvi, mentre questa mattina appuntamento a Cerne di Pineto, a Pettorano sul Gizio e ad Atessa e nel pomeriggio all'Aquila. Sono state consegnate anche piccole scatole nelle quali è possibile riporre i mozziconi di sigarette, evitando di gettarli sui marciapiedi e sulle spiagge dove finiscono in mare, costituiscono una grave causa di inquinamento delle acque, con danni anche alla catena alimentare e problemi per la salute umana e della fauna ittica. Un fenomeno preoccupante al quale in questo periodo di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 si aggiunge la presenza ormai ovunque di mascherine abbandonate dopo l'uso e non smaltite in modo corretto, come evidenziato Silvia Tauro, componente della segreteria regionale di Legambiente. I rifiuti che troviamo più frequentemente nelle aree urbane sono comunque gli stessi rifiuti che purtroppo troviamo anche nelle spiagge. Sono i rifiuti che vengono dal nostro consumo quotidiano, dalle nostre abitudini. Troviamo quindi molto spesso ancora mozziconi di sigaretta. Da quando c'è la pandemia abbiamo iniziato a trovare anche guanti e mascherine. Rifiuti quindi che oltre a porre un problema ambientale di inquinamento pongono anche un problema di rifiuti, quindi come trattamento a livello sanitario. E per cui è forte la raccomandazione a non abbandonarli nell'ambiente, in particolare in questo momento in cui ancora comunque un'emergenza sanitaria permane. Abbiamo visto le piazze del Global Strike con i Fridays for Future. Legambiente stesso sta promuovendo proprio un progetto Youth for Planet per il volontariato giovanile. Noi dai giovani in realtà abbiamo da imparare, sono loro che mandano dei messaggi molto forti a noi e che noi generazioni più grandi dobbiamo recepire con più forza e con più convinzione. Questa che abbiamo distribuito per raccogliere le cicche, per non abbandonarle nell'ambiente, è proprio per sottolineare l'importanza del disabituarsi a dei gesti. E ripeto, siamo soprattutto noi adulti a dover perdere delle brutte abitudini e non tanto i giovani che invece ci insegnano.